Ciao amici, è il 17 settembre, oggi inizia la Fashion Week e sono a Milano. Per questa occasione Yakidale mi ha ospitato nella sua dimora. Grazie mille. Prego. Il fatto che io stia scroccando l'alloggio già vi fa capire... Sei uno scroccone! Il fatto che io stia scroccando già vi fa capire il mood di questo video, e che non sarà altro che un seguito di un altro video che ho fatto, lo trovate qua, dove io provo a mangiare e bere gratis per una settimana sfruttando tutti gli eventi della Design Week. È stato un successo quel video, alcuni non hanno capito che stavo solo giocando, non volevo veramente risparmiare dei soldi. È per ridere, per divertire! Sarà un po' più tosta imbucarsi alla Fashion Week. Ho già chiamato tutte quante le mie amiche di milanesi per sapere se avessero dei più uno per i vari eventi a cui vanno, e ce li hanno. Direi che si può uscire. Allora, sono nella mia agenzia, sto segnando su questa agenda tutti gli eventi che sto riuscendo a concludere. Il dilemma è, ci sarà il cibo? Dovrei riuscire a coprire tutti i giorni. L'unico giorno dove non scroccherò tutto sarà oggi, perché parto da stasera. Va bene. Sono a Via della Spiga e sto andando ad una presentazione alla quale non sono stato invitato. Però la mia amica Giorgia ha detto non ci vado io, quindi se vuoi puoi andare te al posto mio. Grazie Giorgia. Inoltre qua a Milano, adesso che c'è la Fashion Week, è pieno di gente vestita strana, ma soprattutto è pieno di modelle che camminano per la strada e che si fanno foto, tante shooting, cose pazzesco. Ragazzi, ho toppato. Oggi giornata un po' fiacca. In pratica lo store c'è tutta la giornata. La festa è dalle 9 alle 11 di sera. Mi guardano male, questa signora mi ha guardato malissimissimissimo. Mi è venuto a prendere in macchina Giovanni Fois. Ciao. Perché stiamo andando a registrare un video che è già uscito sul canale, ed è il video dove confronto le pizze più costose con le pizze più economiche. Io oggi dovevo iniziare subito a scroccare. Non ho scroccato neanche un po', perché pensavo di avere un evento la mattina e un evento la sera. E l'evento la mattina in realtà era la sera, quindi ne ho due la sera adesso. Tornato a Milano. La prima festa che ho, primo evento, non so cosa sia, inizia alle 9, ma adesso sono le 10 e termina alle 11. E il bello è che non so se mi fanno entrare, perché loro mi fanno chi sei e io gli rispondo Giorgia, sono in lista. La festa è qua dietro, sono tutti vestiti bene, io sono sudato con lo zaino, è grande così lo zaino, ma ho fatto un tentativo, però mi vergognerò tantissimo. Mi hanno fatto entrare, ho detto di essere il fotografo di Giorgia Calderuno. Sono sudatissimo, ora sono immobile e sto aspettando di smettere di essere sudato. Sofì mi ha spiegato che da bere qua è finito, quindi sono solamente un po' insudato. Adesso un sacco di gente che balla, cosa mi consigli di fare? Di andare, perché questo è un circo meraviglioso, ma... Tu perché sei qua? Quindi se fossi venuto prima avrei scroccato, sia da mangiare che da bere. È solo un piacere scambiare queste parole con Sofì. È mezzanotte e mezza, il giorno 1 finisce così, un po' fiacco. Giorno 2, stamattina dovevo essere con Alessandra, la mia amica, l'avete vista nello scorso video dello scrocco, ad un evento, però poi ieri sera mi ha detto Marcello scherzavo, mi sono sbagliata, sono un po' rinco. Non era oggi l'evento, ma è dopo domani. Oggi pomeriggio invece fino alla sera mi vedo con Giorgia, la ragazza che ieri mi ha permesso di imbucarmi al posto suo all'evento di ieri. Andiamo insieme in un posto che non so bene, con un evento, una presentazione. Se non ci sono cose da mangiare, sono fregato. Video fallito diventa. Porca miseria, ho un terribile presentimento. Terribile presentimento. Ecco la mia amica Giorgia, salve. Ha detto che sta andando all'evento solamente per me, perché altrimenti stavo a casa, a casa. E quindi non ti voglio andare a questi eventi. No, non ho per... Ma te non sei super fashion, super... No, io starei molto a casa, molto volentieri. Però tu vuoi mangiare gratis e quindi ti sto accompagnando. Temo che sia un po' più difficile rispetto alla Design Week. C'ho proprio questo... sentore. Però te mi hai detto che è venuto il parrucchiere prima di uscire. Ti sei fatta arrivare la truccatrice? La truccatrice? Vabbè, ma che c'è? Ti sei acchiettata tantissimo? No, perché devo fare una sponsorizzazione. Ah, devi fare una foto, giusto? Siamo arrivati. È qua. Faccio guidare a lei per sicurezza, così mi faccio lo scarico di responsabilità. Io non faccio schifo a guidare. Non hai ancora imparato a guidare. No, ma so guidare. Cioè, da quanto tempo guarda che ho guidato per tipo un'ora per arrivare fino a casa tua. Sì, bisogna vedere in con che modalità. Solo per te sto andando, penso che ti voglio bene. Io non so se riuscirò a stare veramente a digiuno e scroccare veramente a tutti gli eventi. E poi molti mi dicono Marcello, ma loro pensano che io lo faccio per risparmiare, capito? E quindi mi dicono invece è vero. Allora lo faccio per risparmiare. È un tirchio della Madonna. Ottimo, grazie mille. Prego, se lo si mangi. Sì, eh? Che caldo! Ragazzi, però fa troppo caldo, io sto sudando tantissimo. Grazie mille. Siamo già usciti fuori. Sì, perché fa cagare. Io pensavo tu fossi super dentro questa roba della Fashion Week, lo sai? No, io mi Che tu sbaglio. Sapessi tutto di tutto. No, io so tutto di tutti e di tutto. Allora, racconta qualcosa che potrebbe essere utile o interessante per il mio pubblico. Il tipo, aspetta, non lo so. Ti vesti un po' da pagliaccio che per fare la figa
e vai alla filata, fai qualche storiella, fai qualche fotina, ma ti stai riprendendo il naso, cioè dentro nel cervello mi stai riprendendo. E basta, finito. Alla fine di tutto non ci sono taxi, non si può camminare, poi nella zona in cui sono io è strapiena e poi devi stare sempre truccata, quando in realtà vuoi andare struccata. Prima di commentare l'attitudine di Giorgia, sappiate che lei è una persona molto istintiva, come si può dire. Perché? Cosa devono dire? Scusami. No, no, metti che qualcuno... La sincerità. Brava, la sincerità vince. Non me la sto tirando. Onestà, esatto, non se la sta tirando, assolutamente. No, non è un atteggiamento snob il tuo. No, non è snob. No, non è snob, è che non c'ho voglia. A me piace stare a casa, a mangiare. Ok, anche il secondo giorno è stato un po' fiacco. Sto buttando una settimana della mia vita, cosa sono diventato? Ragazzi, è il terzo giorno e mi ha salvato Alessandra Costa. Eccoci. Che mi porterà, che tra l'altro avete già visto nello scorso video, dove mi stai portando? Porto alla presentazione di Hogan. Secondo te si mangia? Sì, si mangia e si beve. Ho iniziato un po' fiacca questa settimana, non è andata bene come non la... Non benissimo. All'inizio un po' fiacco, però adesso... Dobbiamo recuperare. No, domani sicuramente c'ho mille venete. Adesso, oggi, avete capito. Buongiorno. Ciao, Sabrina. Ma quanto siete carine. Buongiorno. Tra l'altro volevo sfruttare questa occasione per farvi un po' di domande sulla Fashion Week, perché io mica ho capito cos'è in realtà. Cioè, perché ci andate? E cosa fate? Cos'è? Andiamo a vedere le nuove collezioni per la prossima estate, così già siamo preparate e prendiamo ispirazione per i nuovi look. Ma possiamo dire che in realtà molti blogger vanno perché vengono pagati per gli outfit che indossano, no? Non possiamo dire questa cosa. Diciamo la verità. Sì. Ci informiamo sulle nuove collezioni, ma ci sono anche tanti colleghi che le nuove collezioni non gli interessa nulla e fanno le collaborazioni. Come me! Giusto? Allora, aspetta un secondo. Il vestito che tu stai indossando dovrai ridarlo o no? Allora, in questo caso no. In questo caso ma no. Normalmente sì. Normalmente prima sì. Prima della Fashion Week c'è quello che si chiama fitting. Quindi tu ti vedi con l'ufficio stampa oppure con le agenzie e scegli il look che indosserai per le sfilate. Poi si restituisce. Pazzesco. E lo lavi prima di restituirlo? No. Le influencer indossano le cose della stagione dopo. Quindi esatto. Spesso le vedi a febbraio. A settembre con il cappotto e a febbraio con i sandali. Giusto. E tra l'altro vi annuncio che ieri sono riuscito a chiudere un lavoro anch'io da fashion influencer, però sarà fra 3 giorni e avrò un cappotto, non vedo l'ora. Prima di entrare per davvero bisogna attraversare questa fase dove si fa la foto davanti al cartellone. Una polpettina buona. Devo mangiarne 60 e sono sazio. Immagino ne gireranno altre, ma la quantità non va bene. Troppe persone e troppe poche polpette, ragazzi. Dovete migliorare questa cosa. Voi due quindi avete finito qua? Sì, abbiamo finito. Ok, avete visto le scarpe? Abbiamo visto la nuova collezione, sì. Abbiamo fatto qualche stories. Abbiamo fatto 4 chiacchiere. Io adesso vado a fare le foto, che devo scattare l'outfit, dopodiché vado a un'altra sfilata, poi torno, mi riposo un attimo, mi cambio e vado a un altro evento. Io però non seguo Alessandra nel suo tour di eventi, ma devo andare un secondino a una riunione con la mia agenzia. Queste scene sono molto comuni, penso sia anche il loro obiettivo conoscersi fra di loro, e networking è importante. Stavo dicendo, darò del mio meglio per scroccare quanto più possibile, ma temo che diventerà un obiettivo secondario di questo video. L'obiettivo primario diventerà semplicemente scoprire questa fauna e di questi eventi. Ho preso una Coca-Cola Light gusto mango. Ok, l'ho presa solamente per il video. Comunque, durante queste settimane della moda, del design, eccetera eccetera, tutte queste aziende sfruttano l'occasione per fare branding, e quindi è più comune trovare free samples on the street. Devo scappare. Aggiornamento, la mia riunione è terminata. Ho fatto anche qualche foto in giro per Milano. Avevo delle cose da finire. Torno un secondo a casa perché mi si è sfondato lo zaino camminando. Ci sono i rischi del mestiere. Si è completamente sfondato. Questa è la spallina. Quindi poggio lo zaino a casa, lo cambio. E poi ieri ho incontrato casualmente Giulia Arena, che ho conosciuto durante un programma televisivo, essendo una Miss Italia. Qua intanto dietro di me potete vedere ragazze fantastiche che si fanno foto fantastiche. Eccole qua, mille shooting, mille cose. Vabbè, in ogni caso, stavamo dicendo, gli ho detto: senti Giulia, non è che mi fai imbucare pure te? E mi ha risposto: ciao Marcello, sì, oggi guarda, è veramente un delirio. Hanno tutti 1020, le ragazze qua hanno tutti 1020. Allora, la sequenza. Salve, come va? 3 di questi 4 sono nella stessa zona, quindi proprio è facilissimo muoversi. A 1020, devo solo capire a quale di questi eventi la posso intercettare. È appena passato il mio autobus. No, si è fermato, lo prendo. Ah! Questo è l'evento e non penso che ci sia cibo, però ormai sono qua. Aiuto, ho sbagliato, forse era meglio quello di prima. Sono arrivato troppo in ritardo. Mi ha raggiunto finalmente Giulia. Ce l'abbiamo fatta.
Allora Giulia, il mio problema è che non sto scroccando assolutamente niente. Lo so, ne sono perfettamente cosciente, il mio stesso problema. No, però a parte questo, guarda, secondo me c'è un'enorme fiaba quella della settimana della moda, perché c'è poco da scroccare, c'è qualcosina da bere e tendenzialmente le cose che ti danno da bere lo fanno sempre quando sei stomaco vuoto e c'è veramente poco da scroccare. Pure, non so se ci hai fatto caso, c'è una peculiarità della settimana della moda, cioè che ti offrono cose che palesemente tu non puoi mangiare durante un evento, o cose che rischiano di cadere da un momento all'altro. Avevo un abito da sera con strascico, l'altro giorno ci avevo spiaccicato tutta una serie di lamponi sotto. Non ci ho pensato a questa cosa, perché io mi resto a casa, ma voi dovete anche vestirvi bene. Oppure ti danno cose tipo di cioccolato, sfoglie e rucola, per cui praticamente mangi e poi non puoi più salutare nessuno. Cioè decidi di stare a bocca chiusa per il resto E quindi tipo qua che fai? Cioè ti hanno invitato a questo evento, te che devi fare? Allora intanto farò cazzotti con qualcuno per cercare di entrare, questo è già il primo passaggio, perché c'è tre quarti della gente fuori, quindi non è un buon segno. Ok. Dopodiché personalmente entro, faccio qualche contenuto social, dirò di essere qua. Entriamo. Allora, è terminato il primo evento, io continuo a seguire Giulia Arena in questa mia missione suicida, perché è un altro evento, aiuto Giulia. E dove stiamo andando? Come si chiama? Stiamo andando da Givenchy. Da Givenchy, che io ovviamente conosco, e soprattutto... Givenchy, ma è ovvio, ma dove vivi Marcello? Ma ti pare che non lo conosci? Lo faccio solo per il video. Ti devo la vita, mi svolti il video, capito? Grazie mille. Ce l'abbiamo fatta. Un altro. È molto buono. Grazie mille Giulia, grazie a te ho mangiato almeno 4 tartine. E ho preso anche un cocktail, quindi grazie mille. E adesso mi sto rimbucando per davvero, sempre grazie alla mia amica Alessandra invece di stamattina, che mi ha detto, devo dire una cosa loschissima, devo dire di essere l'amico della PR manager che si chiama Ciccio Pasticcio, è qua dietro, devo sperare che mi facciano entrare. Al secondo piano. Guarda che c'è del cibo, l'ho visto, Nel cibo non c'è, c'è dell'alcol. No, io dello champagne. Vodka? Ah, oh, sì. Lei comunque ha anche dato lettere. No, e da lì è nato, tutto insieme. Allora, la giornata finisce così, con la pizza, da sorbillo, ho fallito perché non ho scroccato, 5 tartine avrò mangiato oggi, e quindi mi mangio la pizza. Buonanotte. Quarto giorno, è venerdì ed è il giorno più pieno di eventi insieme a domani. Dalle 10 c'è un posto dove posso andare, delle cose, sono accreditato, non so neanche perché. Sto salendo all'ultimo piano per andare all'evento di Custo. Non c'era cibo ed è stato anche molto imbarazzante. Per entrare sono entrato e all'ingresso mi hanno chiesto chi sei. Marcello Ascani. E non ero in lista, stranamente. Per chi lavori? E ho detto il nome della mia agenzia. E loro, vabbè, mi hanno fatto salire. Sono salito all'11° piano ed era, sembrava un hotel, sembrava un complesso di appartamenti, quello qua dietro. Mi hanno detto stanza 11B. E quindi ho bussato alla stanza 11B, mi hanno aperto ed era fondamentalmente un appartamento allestito con dei vestiti. Non cibo, ovviamente, zero. E tutte persone vestite in maniera particolare, tranne me. E la gente non mi guardava male, mi guardava incuriosita perché stava cercando di capire che cosa volessi fare là insieme a loro. E c'erano anche poi queste signorine con le giacche verde acqua, che in realtà erano ignude sotto le loro giacche verde acqua. E poi il fatto è che io stavo filmando i vari vestiti per evitare di sembrare fuori posto. E nel filmare i vestiti il rischio era che sembrava che fossi un matto pervertito che in realtà stava cercando di filmare loro. E quindi a un certo punto io ho detto: scusate, ma si esce da questa porta? La signorina me l'ha aperta e mi ha fatto: sì, di qua. Io: ah, allora esco. E si è messa a ridere. L'iniziale obiettivo di scroccare si è trasformato nel rinnovato obiettivo di fare quante più figure del cavolo in quanti più eventi possibile. Ora però mangio perché ho fame, comprandomi del cibo. Ore 14, ho raggiunto di nuovo la mia amica Alessandra che ormai, ormai è pazzesca, meravigliosa. Ma cosa, il mio piumo da cigno nero? Ammazza che roba. Giudizio? Guarda che bello. Facciamo così, aspetta, dobbiamo bucare. È cioccolato, non ci credo che lo sto per mangiare. In assoluto questo era l'evento più bello, ma soprattutto in assoluto l'evento in cui ero più fuori posto, anche più fuori posto di stamattina. E non c'era il cibo, che era fenomenale. Ok, adesso Alessandra ha un altro evento che sta da cracco. Io non posso andare, ci provo però.
Non ho filmato purtroppo, ma Alessandra ha fatto una mega super cazzola e sono entrata. E questo posto fantastico sta sulla galleria Vittorio Emanuele II. Location 10. Mi posso prendere un pezzo di focaccia? Certo. Grazie mille. Ragazzi, cioè sto per esplodere. È stato un successo oggi. A quest'ultimo evento del Bisonte c'erano anche l'agenzia che li gestisce. La conoscevo, in realtà non lo sapevo. E quindi abbiamo chiacchierato, abbiamo fatto: Marcello, ma che ci fai qua? Io imbarazzatissimo, gli ho spiegato del video che stavo girando. E loro: ah, ok. Grazie. Grazie Giorgia. È coordinato con la tua maglia. Davvero? È col cocktail. È vero, mi devi fare una foto. Allora, da un po' che con Giorgia stiamo parlando di vestire, perché come sapete io non sono un esperto di moda e chiedevo qualche consiglio. Sì. E lei mi ha fatto una review, diciamo, del mio outfit, in particolare delle mie scarpe di lana. Orribili. No. Ragazzi, io sono fiero di quello che metto, ve lo dico. Follower donne di Marcello, potete commentare qua sotto. Allora, come mi vesto? Giudicami. Allora, sembri un turista, te l'ho già detto prima. Cioè, okay. Lui si veste da turista, il classico turista. Cioè, fa vedere un attimo questa. Ah, ma questo è un caso questo. È dell'università, non la mia. Chi l'ha presa? È da Yakidale, dalla mia amica. Cioè. Vabbè, fine della review. Va con una borsa ed è un uomo. Ma questa c'era, mi si è rotto lo zaino. Guarda, meno male, perché lo zaino è un'altra cagata da turista. E come faccio ad andare in giro? Abbiamo già parlato. Che mi porto in giro se non c'è uno zaino, non c'è una borsa? Vabbè, c'è uno zaino più carino. Uno non zaino più quelle carino. Quelle cagate da turista dove devi mettere pure le ciabatte col calzino. Ok. Oh, scena. Ammazza che figo. La sera si è conclusa con questo evento. La mattina dopo mi sono visto con il mio amico americano, con cui ho fatto lo scorso video, vedetelo se non l'avete visto, e l'ho portato con me agli eventi che potevo. Tra l'altro, a questo evento in cui si mangia, miracolosamente, ha incontrato Chiara. Chiara? Sara, beh che ci siamo visti una volta, però. Io volevo far finta che eravamo amici. Siamo stati 4 giorni in Arabia Saudita. Come va questa Fashion Week? Bene. Sto portando Nathaniel all'ultimo evento. Siamo un po' in ritardo perché lui c'ha un treno fra pochissimo. Svolta a destra e prendi la... Nathaniel, che ne pensi di questa Fashion Week? Interessante, non lo so. Aggiunge qualcosa alla vita, no? È speciale. Ma non è necessariamente qualcosa per me. Certo. Boh. Adesso me ne torno a casa. Comunque sto scoprendo veramente un sacco di posti fighissimi grazie a questo video. Sono stanco. Avrei anche altri posti dove andare stasera, ma le mie energie sono terminate. Domenica 22 settembre, giorno 6. Nello scorso video non l'ho reso esplicito, ma speravo che lo fosse. Riassumo. Il punto di questi video non è lo scrocco in sé, e non è sicuramente una guida per come scroccare. E non vi invito a diventare una mandria di zombie schifosi che buttano le giornate a trovare due tartine e un bicchiere di vino. Per me era una scusa per farvi vedere una realtà milanese che non conoscevo e che magari non conoscete, e inoltre per me era una scusa per uscire dalla mia comfort zone e vedere come me la cavavo in queste situazioni. Ho poi continuato a fare eventi, ma direi che il video è già abbastanza lungo e possiamo skippare al punto in cui io stesso divento un fashion blogger e vengo invitato a questo evento con tanto di cena, quel nome scritto sul mio posto, fantastico, meraviglioso. E poi la stessa sera ho anche ottenuto le testimonianze delle mie amiche Martina Chiella e Martina Pinto, che sono solite andare alla Fashion Week e lavorare con tutte cose. Buongiorno Martina. Ciao, Pinto! Vai. È venuta così perché sa che doveva vedermi e si è vestita in questo modo. Sei stata pure all'evento stasera, quello importante. Al Green Carpet. Al Green Carpet. Cos'è? Il Green Carpet è un evento, manifestazione, non so come chiamarlo, dove vengono premiate le personalità della moda che si contraddistinguono per il loro contributo. E tu hai vinto. Il loro contributo, aspetta, fammelo dire bene, nell'ecosostenibilità. Perché l'avete fatta questa Fashion Week? Perché la Fashion Week si fa semplicemente per lavoro. Perché durante la Fashion Week soprattutto entrano dei lavori, perché i brand vogliono investire durante la Fashion Week. Sì. Immagini, devi far vedere che ci sei stata, pubblicare le foto, eccetera, e basta. E con questo direi che possiamo tornare alla nostra vita normale. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi per il prossimo, condividetelo con i vostri amici milanesi. Ciao ragazzi.